È stato presentato a Caltafimi Segesta il nuovo libro di Erina Baldassano Cataldo, Altari devozionali tra religiosità e tradizione. Ne parliamo direttamente con l'autrice. Ecco, intanto, professoressa, cosa possiamo trovare in questo libro? Notizie sugli altari devozionali che non sono solo quelli di San Giuseppe, ma anche quelli dedicati alla Madonna che vengono apprestati ad Alcamo nel mese di maggio, per esempio, e a Erice nel mese di agosto e poi altrove in altri tempi, e gli altari apprestati per il Corpus Domini e per altri santi, ci sono dei riferimenti per altri santi. Nello stesso tempo, manifestazioni connesse alle festività di San Giuseppe della Madonna e del Corpus Domini, sempre ordinato in questo modo. E quindi per San Giuseppe troviamo, oltre che il tuppi-tuppi, la festa del patrocinio ad Alcamo e la panificazione, soprattutto relativa ad Alcamo. E poi altre manifestazioni come processioni particolari che si svolgevano nel passato, ad esempio. Quindi praticamente si parla di Salemi, si parla di Poggioreale, si parla di questi paesi che hanno devozioni proprio agli altari. Si parla solo della provincia di Trapani o anche di tutta la Sicilia? E in particolare si parla della provincia di Trapani con richiami ai vari paesi della Sicilia, secondo le notizie che ho potuto rintracciare. E per quanto riguarda la provincia di Trapani, i paesi meglio considerati sono Alcamo e Calatafimi Segesta. Alcamo perché è la mia sede, Calatafimi perché c'è stato il patrocinio di un ente di Calatafimi Segesta per questo testo. Poi riferimenti a tutta la Sicilia, così che anche nelle raffigurazioni si può trovare un altare del Corpus Domini di Caccamo, un altare per il periodo natalizio di Lentini e poi di altri, per esempio un banchetto di San Giuseppe di Cianciana e così via. Ecco, è stato presentato a Calatafimi Segesta, che sono stati i relatori di questo prestigioso libro che attualmente si può trovare nelle edicole, ma anche nelle biblioteche della nostra zona. Il relatore è stato il professore Giovanni Sgrò. Ho avuto veramente questo piacere perché è un intenditore e poi fra l'altro nella presentazione del libro ha riferito, ha lumeggiato gli aspetti anche, diciamo, spettacolari della festa di San Giuseppe, del banchetto del tuppi-tuppi, anche perché lui insegna semiologia dello spettacolo all'università e quindi è stato più attratto dagli aspetti relativi allo spettacolo.